Il melanoma con metastasi encefaliche è un sottogruppo di pazienti con melanoma metastatico a prognosi particolarmente infausta. Negli anni si è cercato di utilizzare l'immuno checkpoint anche in questo setting con studi dedicati alla popolazione con metastasi encefaliche per sondare l'efficacia e l'attività degli immuno checkpoint anche in questo sottogruppo che richiede particolare attenzione e particolare attività. Nella tabella che vi riporto c'è un piccolo riassunto di tutti gli studi recenti o comunque degli ultimi anni nei quali sono stati utilizzati in studi di fase 2 prospettici immuno checkpoint diversi, dall'ipilimumab, il primo immuno checkpoint inibitore, a combinazione di ipilimumab con fotemostina, agli anti-PD-1, infine alla combinazione di nivolumab e ipilimumab. Come potete vedere nello studio CheckMate 204, la combinazione di nivolumab e ipilimumab si è dimostrata particolarmente attiva e in particolare in confronto, anche se indiretto, con le monoterapie di immuno checkpoint inibitori, raggiungendo dei tassi di response rate intracranico e di disease control rate intracranico del 55 e del 57%, che sono assolutamente notevoli, e con tassi di progression free survival e overall survival a 12 mesi del 56 e dell'80%, che per questa popolazione a prognosi particolarmente infausta sono particolarmente interessanti. Ci sono due studi che vi vado brevemente illustrando che permettono di confrontare qualitativamente l'approccio della monoterapia con immuno checkpoint anti-PD-1, anti-CTLA-4 e la combinazione di questi nel setting del melanoma metastatico con metastasi encefaliche. Lo studio condotto dal gruppo australiano nel 2018, lo studio ABC, che come vedete coinvolgeva diverse coorti, la coorte di pazienti A trattata con ipi-nivo, la combinazione, e riguardante pazienti con metastasi encefaliche asintomatiche non trattate, la coorte B, sempre metastasi encefaliche asintomatiche non trattate, ma il trattamento era il nivolumab, e poi c'era una coorte C, che era appunto dei pazienti sintomatici pretrattati, per i quali appunto la prognosi è ancora particolarmente peggiorativa e per i quali veniva offerto nivolumab, per cui vi anticipo che già abbiamo un andamento, come atteso, peggiorativo. Erano presenti anche pazienti pretrattati con BRAF/MEK inibitori in una quota intorno al 40%, e come si vede da questi istogrammi, nella coorte in cui veniva utilizzato ipi-nivo abbiamo ottenuto il massimo shrinkage con delle response rate che arrivano intorno al 46%, che sono assolutamente di interesse, qualitativamente superiori all'utilizzo della monoterapia nell'altra coorte, nella coorte B, e si vede come nei pazienti che non avevano utilizzato altri trattamenti, il cui trattamento immunoterapico era appunto di prima battuta, di prima linea, si ottiene pure uno shrinkage maggiore. Inoltre, in termini di progression free survival, vediamo delle curve che chiaramente mostrano come ci sia qualitativamente un vantaggio nell'utilizzo di ipi-nivo con dei tassi di progression free survival oltre i 12 mesi superiori al 50% e anche che arrivano oltre al 60% nei pazienti BRAF MEK inibitori naive che non avevano fatto ulteriori altri trattamenti. Sappiamo che l'immunocombo comporta delle tossicità di grado 3 o superiore in oltre il 50% dei pazienti. Sappiamo però con il tempo come gestire questi eventi avversi
e sebbene sia un aspetto che richiede attenzione e particolare solerzia da parte del clinico nella gestione, a fronte di una malattia così aggressiva si ritiene opportuno, ecco, procedere con un trattamento che, anche se con elevato incidenza di tossicità, mostra questi tassi di efficacia. Infine, brevemente, vi ricordo che all'ESMO 2020 Anna Maria Di Giacomo ha presentato lo studio del gruppo Nibit, Nibit M2, dove in questa popolazione di pazienti con metastasi encefaliche asintomatiche veniva proposto o la chemioterapia classica, fotemustina, il trattamento storico, ipilimumab più fotemustina, trattamento che derivava da un precedente studio condotto sempre dal gruppo Nibit, oppure appunto l'immunocombo ipilimumab-nivolumab, e questi sono i risultati a sicuro vantaggio qualitativamente molto evidente per l'utilizzo di ipinivo. Overall survival a 48 mesi del 41%, progression free survival sempre allo stesso 48 mesi del 38%, una disease control rate intracranica superiore al 50%. Il profilo di tossicità è quello noto, ma valgono sempre le considerazioni che abbiamo fatto. Ipilimumab più nivolumab ad oggi in Italia è approvato in fascia CNN, cioè non è rimborsabile e non negoziato. Questo vuol dire che l'utilizzo e le spese collegate all'utilizzo sono a carico del cittadino o del presidio ospedaliero che ne fa richiesta, con un particolare iter approvativo calato sul singolo paziente. Date le evidenze che vi ho un po' riassunto, è evidente appunto che sia un trattamento particolarmente indicato per i pazienti con metastasi da melanoma al sistema nervoso centrale, e quindi ci auguriamo che al più presto questa combinazione, almeno in questo gruppo di pazienti con melanoma metastatico, sia più facilmente fruibile.